Io personalmente, scusate il fiatone perché ho appena terminato quello adesso di correre, corro ormai da oltre 30 anni perché ritengo che faccia bene alla mente, al cuore, allo spirito e soprattutto al fisico, perché la condizione naturale dell'uomo è quello di camminare e correre. Corro perché mi piace sostanzialmente, poi correndo produco endorfine, quindi mi dà anche un po' di gioia. È il momento più bello della giornata nel quale mi scarico di tutte le tensioni del lavoro e di tutti i problemi, non penso a niente, penso soltanto a me stesso in quell'oretta che corro, in cui corro praticamente quasi ogni giorno, quasi tutta la settimana. La corsa di Miguel l'ho fatta diverse volte, soprattutto negli anni passati, perché ritengo partecipare a questa corsa sia un'importante testimonianza, oltre al piacere ovviamente di correre tutti insieme, ma per ricordare, per sottolineare l'importanza di un poeta scomparso purtroppo molti anni fa, uno dei desaparecidos. Desaparecidos è un poeta bravo che scrisse anche delle parole bellissime proprio sulla corsa, invitando a correre, e che è una pagina di storia brutta della nostra epoca. Bellissima la figura di Miguel, bruttissima la pagina nella quale è collocata la sua figura, perché è la storia dell'Argentina moderna con tutte le cose terribili che sono state fatte. Correre per Miguel significa ricordare quel momento ed è bene che tutti in qualche modo diano la loro testimonianza partecipando a questa corsa così importante e significativa.